quello spirito di comprensione, di conciliazione che emana dalle pagine del grande scrittore russo, mi sembra essere anche quello che ha animato la vita e l'apostolato di padre Luigi Francesco Ruffato. Il fatto che mi sia permesso un riferimento alla spiritualità ortodossa non dovrebbe dispiacere a padre Ruffato, che del confronto e del dialogo tra le confessioni religiose ha fatto una ragione della sua opera. Mi corre l'obbligo, rispettando le convenzioni di un discorso di premiazione, di elencare gli elementi principali che hanno caratterizzato la sua vita, ma per quanto possa dire non direi ancora l'essenziale, direi corto, come dice Dante, perché l'essenziale si trova invece nello spirito che hanno animato quelle scelte e quelle opere. Padre Luigi Francesco Ruffato, francescano minore conventuale, è nato a Santa Giustina in Conde nel 1932, ma poi con la sua famiglia si è trasferito in Lombardia, dove ha compiuto gli studi. Si è laureato in filosofia e teologia, e già allora, in anni complessi, agitati anche sul piano religioso, dimostra interesse per forme di religiosità aperte e innovative che permettano un dialogo fattivo col presente. In quegli anni, quando per perfezionare i suoi studi viaggiava insieme ai pendolari, ascoltando i loro bisogni, magari espressi con durezza, dice di aver capito che il Vangelo ha ragione, ma è dovere del credente chiedersi come far sentire questa ragione nel presente. È stato per molti anni insegnante e ha collaborato con quotidiani e riviste. Di questa attività giornalistica merita di essere ricordata la sua partecipazione a quella stagione straordinaria del Gazzettino sotto la direzione di Giorgio Lago. Padre Ruffato, non appena gli studi e l'impegno ecclesiale gliel'hanno permesso, si è dedicato alla scrittura con passione, quasi applicando il motto pliniano nulla dies sine die. Ne sono testimonianze i suoi numerosi scritti, pubblicati anche da importanti case editrici o editati in proprio. Diamo solo qualche titolo: Tracce di umanità nei lager nazisti, Tonino Bello, Il tormento della pace, Primo Mazzolari, Il tormento della profezia, Oscar Romero, Morte per un popolo, il suo nome era Giovanni, conversazione con Papa Giovanni, 23°, Giuseppe Tagliercio, Uomo giusto vittima delle Brigate Rosse, Questo è un uomo, Massimiliano Maria Kolbe, a cui è dedicato anche Massimiliano Kolbe, catechista della coscienza cristiana. Da questi titoli si intuiscono facilmente gli interessi e i riferimenti spirituali di padre Ruffato. La ricerca della verità, testimoniata anche a costo della propria vita, se necessario, la grande passione civile, l'ostinato sforzo di dialogo e di comprensione, sebbene ci si trovi di fronte al male più atroce e oscuro, la vicinanza agli ultimi, la speranza, anzi la fede nel possibile riscatto. I suoi riferimenti spirituali sono Massimiliano Maria Kolbe, il francescano polacco, fondatore nel 1917 della Milizia dell'Immacolata, morto, come tutti sappiamo, nel bunker della fame di Auschwitz, e Primo Mazzolari, volontario nella Prima Guerra Mondiale, cappellano militare, coraggioso antifascista, partigiano e sincero democratico. In occasione del centenario della fondazione della Milizia dell'Immacolata, quest'anno, su testi di padre Ruffato, è stata eseguita l'opera Grande, grande amore con la musica di Roberto Fabriciani. Il legame spirituale con il frate polacco ha portato da parte di padre Ruffato alla fondazione del centro culturale padre Massimiliano Maria Kolbe di Mestre. Dunque, il segno distintivo dell'azione di padre Ruffato è il dialogo, che significa comprendere l'interlocutore senza rinunciare ai propri valori, anzi, riaffermandoli con forza. La rubrica televisiva Vangelo a 3, Convivialità delle differenze, trasmessa da 3 Channel TV Sky, è stata il laboratorio per mettere in atto tale atteggiamento. Il titolo può sembrare ossimorico, Convivialità delle differenze, ma a ben vedere dice il senso profondo del dialogo interreligioso, uno spirito di ricerca per reperire in modo cosciente il bene che esiste nelle religioni, almeno cercando di raccontarlo, una scuola di conoscenza e di riconoscenza. Le trasmissioni sono state del 2007, padre Ruffato sembra anticipare lo spirito del papato di Francesco. Forse si può un po' intravedere padre Ruffato in un personaggio di una sua breve pièce teatrale del 2011, L'amore dal Tempio. In quel caso il vescovo, che pur tra umani dubbi e incertezze, compie un gesto di vero ecumenismo. La lavanda dei piedi di Mussolini.
E quanto dicono i versetti del Salmo 100, recitati dalla voce fuori campo nel preludio dell'opera teatrale appena citata. Amore e giustizia voglio cantare, agirò con saggezza sulla via dell'innocenza, quando verrà a me camminerò con cuore integro. Crippo, che tutti conoscete, un attore e un regista, che tra l'altro ha diretto molti dei lavori di Padre Occupato, e gli ho pregato di metterci un piccolo brano, proprio in questione di, sicuro, mezzo minuto, di un dramma di uno dei più interessanti di Padre Occupato. Vieni, Filippo, tu padre povero. Giorgio mi ha subito 3-4 giorni fa detto fai una cortesia, vieni, per carità non posso mancare, essendo amico di Giorgio e poi anche di padre Ruffato, perché è stato così, perché ho fatto alcuni lavori di Ruffato, ho messo in scena per esempio quello che è stato eclatante, straordinario, il teatro Pio, che si è andato in scena con l'Olocausto del silenzio e che Placido Cortese. Allora è stato detto tutto nella presentazione naturalmente di Ruffato, che è uno studioso, si dà sì alla narrativa, ma lui predice il sistema drammaturgico, cioè i dialoghi, la teatralità, perché raggiunge più direttamente lo spettatore con il mezzo teatrale. Il teatro è una cinghia di trasmissione immensa, no? Ecco, sintesi assoluta e comunicazione. Allora Giorgio ha detto, va bene, e c'è questo passaggio, di questo passaggio gli dicono, questo è Eus, questo nazista criminale di Auschwitz, che ha mandato naturalmente a camera a gas e uccisioni, tutti sappiamo di cosa si è trattato del nazismo, questo Eus però durante la prigionia, perché poi gli hanno visto il cambio a collo e quindi ucciso, e si è pentito, ci sono anche gli occhiali fanali, si è pentito e ha avuto anche una guida spirituale durante questi giorni di prigione prima della morte, e questa guida spirituale è stata molto utile perché lui si è convertito, si è pentito di quello che ha fatto, e questo dialogo è molto intimo, quindi prima di morire e parla con se stesso. Tu, padre Corbe, sei considerato un grande martire e io il boia di milioni di esseri umani. Tu luce nelle tenebre di Auschwitz e io un criminale assoluto. Eppure, se tu non ci fossi stato, io non sarei ancora, cattivo. Sì, lo so, tu ripeti, è opera di Dio. Non dubito di Dio, ma non me lo so spiegare senza di te. Ma tutto col male. E com'è possibile attribuirlo ad un solo uomo? E so di aver usato male un dono, sì, lo so. E tanto che nessun essere umano mi perdonerà. Ma Dio sì. E tu mi hai perdonato. So che ti stavo di fronte. E per questo sono capitolato nelle carceri del tuo paese. Là mi ha toccato la bontà di Dio, più di quanto io potessi sperare. E dimmi, padre, come non potrebbe essere grazia anche la mia disgraziata avventura collegata alla tua? Grande, grande amore il tuo. Io ho aperto finalmente gli occhi. Prima che la corda
a questo pezzo che ha avuto un rendimento, di Giorgio, mi permette anche voi di partire, perché c'è un incisivo che è molto importante, direi più di questo, ed è ancora un messaggio superiore, perché lui ha scritto quello che è un dialogo con se stesso, da parte dell'autore, ma qui c'è una lettera figlio, lui l'ha scritta, sono cinque righe. Claus, figlio mio, vivi con una mente aperta, aperta. Non guardi da un solo punto di vista. Rifletti sui pro e sui contro di ogni questione. In tutto ciò che farai, non lasciarti guidare solo dal tuo intelletto, ma con particolare attenzione alla voce del tuo cuore. Molte cose per te, figlio mio, non sono ancora completamente comprensibili. Sii un uomo giusto e valoroso, un uomo che ha il cuore orientato a ciò che è giusto. La lettura poteva durare meno, ma la drammatizzazione ha moltiplicato i minuti. E adesso siamo arrivati all'ultimo premiato.